Aretini, dovete interessarvi del futuro dell'area Lebole che sta per essere deciso, perché da quello, nel bene e nel male, dipende lo sviluppo dell'intera città. È l'estrema sintesi dell'appello fatto dai consiglieri del Movimento 5 Stelle di Arezzo, Lucio Bianchi e Daniele Farsetti, che hanno presentato una sorta di referendum informale che sarà sottoposto tramite volantino agli aretini perché dicano la loro sulle destinazioni d'uso di un'area così strategica e che sta dividendo le diverse anime all'interno dello stesso partito di governo. L'area Lebole noi l'abbiamo definita un po' la nostra Stalingrado, no? Nel senso che molti non si rendono conto che la decisione che prenderemo su come utilizzare quell'area urbana, perché fa parte del centro cittadino, avrà delle ricadute pesantissime su tutta l'economia locale. Se decidiamo di farne semplicemente una mera speculazione economica edilizia, tutta la città ne troverà sicuramente un detrimento e peggiorerà le proprie condizioni. Se viceversa vogliamo fare una battaglia di avanguardia, quindi trovare soluzioni nuove, innovative, che soprattutto ad esempio intercettino finanziamenti europei, delle soluzioni che vadano anche a vantaggio delle future generazioni, non solamente di qualche imprenditore attuale. Quello che non ci piace invece sono i progetti che fino adesso sono stati proposti dall'amministrazione, che sono dei progetti fallimentari perché comunque il trend di mercato rispetto a quello che è stato proposto, quindi capannoni a livello di commerciale, è sicuramente in una fase di fortissima decrescita e quindi non ha assolutamente senso come futuro in sé per sé. Che cosa sta succedendo a livello politico? Sta succedendo che appunto anche all'interno del PD stesso si stanno creando delle forti divergenze di opinioni rispetto all'utilizzo di quest'area, tanto che il Presidente del Consiglio Ralli piuttosto che altri consiglieri si sono già dimostrati pubblicamente contrari rispetto al progetto proposto e firmato dal PD qualche mese fa, e questo comporta anche dei ritardi, per esempio nella Commissione Assetto del Territorio, dove è stato presentato un paio di volte e ritirato subito dopo perché ancora loro non si sono decisi. Ecco, noi non aspettiamo che loro si debbano decidere, noi vorremmo decidere insieme a tutta la cittadinanza.